Ci è voluto un attimo per interrompere i momenti di felicità. La gente si è spaventata, non sapevamo cosa fare. Chi non poteva rientrare in casa, chi ha visto le proprie attività sbriciolarsi, chi si disperava, ma tutti erano pronti a darsi una mano anche tra persone che non si conoscevano. Nei quartieri è nata grande solidarietà e tutti abbiamo fatto nuove amicizie con ragazzi che prima vedevamo passare in bici. Nelle sere d'estate ci si trovava nei giardini a dormire, in tenda o in roulotte.